Saranno un'ottantina i partecipanti quest'anno della Percorri la Pace, il percorso di riflessione organizzato dalle ACLI bresciane. 60 ciclisti e 8 podisti partiranno da Piazza Loggia giovedì 5 settembre alla volta di Sarajevo e torneranno lunedì 9 settembre. Saranno 630 chilometri che percorreranno i ciclisti, un'ottantina quelli che ogni giorno dovranno affrontare i podisti. 4 le tappe: Brescia Mestre, Mestre Cervignano del Friuli, Mimice Mostar e Mostar Sarajevo. Un percorso che servirà per rileggere la pace come convivialità delle differenze, per riflettere sulla necessità della riconciliazione e del perdono dopo una guerra. Allora, è un'iniziativa che parte da alcuni anni fa. Siamo stati a Sarajevo, anzi andiamo a Sarajevo, siamo stati ad Assisi, siamo stati a Ginevra l'anno scorso, l'anno prossimo probabilmente la meta sarà Monaco. Percorri la pace, in bicicletta o a piedi, proviamo a fare strada per incontrare alcune realtà che dal punto di vista della pace hanno dato dei messaggi. Assisi era il 60° anniversario della marcia di Capitini, il tema della non violenza e della società civile che la sceglie. L'anno scorso Ginevra, il rapporto fra le guerre, i profughi, gli sfollati, i diritti umani, e poi il rapporto fra scienza e pace. Siamo andati all'UNHCR e poi al CERN di Ginevra. Quest'anno ritorniamo sui territori martoriati, devastati e terribili di una guerra che ha coinvolto l'Europa, Sarajevo e Mostar. Attraversare questi territori per noi vuol dire riflettere su due altri elementi che ci aiutano a costruire pace: la diversità di cultura, di nazione, di religione è un ostacolo oppure un'opportunità per la pace. E con il Vescovo Ausiliare di Sarajevo e con la comunità di Sarajevo, la riflessione sul tema riconciliazione dopo che ci siamo fatti del male, riconciliazione dopo le guerre, addirittura lì una guerra etnica con pulizia etnica, una tragedia.